Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia e oggi vi presento questa borsa che ho chiamato Ocean e che mi piace veramente molto. È venuta una sacca molto stilosa dove l'ho realizzata con questo colore appunto azzurro, fondo e manici sono in similpelle argentata, vedete, e così. E poi ho realizzato questo fiocchetto in nastro di raso per abbellirla e perché richiami un po'. La lavorazione è una lavorazione particolare che scoprirete tra poco, si chiama appunto spiga e resta veramente molto carina perché fa un intreccio strano e molto raffinato. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti, seguitemi sulla pagina Facebook e buon video tutorial, buon lavoro uncinettoso! Quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un completo fondo più manici. Io utilizzo questi in similpelle economici di colore argento. Poi ho scelto una bobina di fettuccia di questo azzurro intenso e che andremo a lavorare con l'uncinetto numero 9 e ne approfitto per presentarvi questi nuovi uncinetti ergonomici della Prim che trovate in vendita come tutto il resto del materiale sul sito www.merceriamari.it. Oltre a appunto gli uncinetti sono arrivati anche i ferri, sempre ergonomici, quindi sono assolutamente da provare. Sono un po' più cari di quelli normali, ma sono veramente fantastici. Io da quando li uso, gli altri non li tocco più, voglio solo più questi. Quindi veramente, se non li avete mai provati, almeno uno nel numero che usate di più, provatelo. Poi ci occorre un uncinetto, qui ho preso un 5 con cui andrò a fare il primo giro per passare all'interno dei fori. Quindi questo è quanto, iniziamo a lavorare. Quindi mettiamo il filo sull'uncinetto che, come vi dicevo, ho preso quello più piccolo perché deve passare nei fori. Giriamo il fondo, in questo caso è duble. Generalmente il fondo ha un dritto e un rovescio. In questo caso il mio è duble, ma se no dovete girarlo al contrario, in modo che il rovescio stia da dentro e la parte bella colorata vi sia da fuori. Quindi lo girate, vi infilate in un foro qualsiasi. E andiamo a lavorare delle maglie basse, una per ogni foro. Vedete, semplicemente passo con l'uncinetto nel foro, prendo il filo e lavoro la mia maglia bassa. Con l'uncinetto passo nel foro, prendo il filo, tiro e vado a lavorare la mia maglia bassa. Passo nel foro, prendo il filo, tiro e lavoro la mia maglia bassa. Ancora. Vedete, molto semplicemente. Così, e proseguiamo in questo modo per tutto il giro fino ad aver riempito tutti i fori. Per quanto riguarda il secondo giro, andiamo semplicemente a lavorare un giro di maglie basse ancora. Vedete, io l'ho già iniziato. La particolarità di questo giro è che quando arrivate qui sull'angolo dove sono arrivata io adesso e che c'è da fare la curva, quindi qua e di conseguenza anche dall'altra parte, dobbiamo andare a fare un aumento perché non tiri. Quindi adesso vedete che io sono proprio qui in pieno della curva, prendo l'uncinetto e vado a lavorare due maglie basse nello stesso punto, una e una due, in questo modo. Dopodiché negli altri punti ne lavoro sempre solo uno normale. Quindi così, uno, qua uno, ancora. Vedete ancora qui e qui sono di nuovo sulla curva, quindi sulla curva andiamo di nuovo a fare un aumento, quindi uno e nello stesso punto un altro, vedete, in questo modo proprio perché non tiri. E proseguiamo così adesso senza più aumenti fino di nuovo qua e qua dove andremo di nuovo ad aumentare. Per il resto lavoriamo le maglie basse normali. Dopo aver realizzato questo primo giro di maglia bassa con gli aumenti, continuiamo a lavorare un ulteriore giro, sempre di maglia bassa, se senza più aumentare però stavolta, semplicemente per ogni punto andiamo a realizzare un altro punto basso. In questo modo. Vedete, semplicemente per ogni punto vado a lavorare una maglia bassa. E proseguiamo così per tutto questo giro.
Dopo aver terminato anche questo giro, iniziamo la lavorazione vera e propria della borsa a punto spiga, ovvero lavoriamo sempre a maglia bassa, solo che invece di andare a lavorare in questo primo punto qua, saltiamo, andiamo nel secondo e non puntiamo qua, ma in quello sotto in corrispondenza. Quindi qua prendiamo il filo, lo tiriamo, lo alziamo un pochettino così e andiamo a lavorarlo chiudendolo. Dopodiché andiamo a recuperare il punto che abbiamo lasciato. Quindi torniamo indietro, prendiamo il filo e lavoriamo la nostra maglia bassa, creando questo incrocio. Quindi adesso di nuovo saltiamo un punto, quindi saltiamo questo punto qui, questo. Saltiamo quindi questo punto qua che dovremo lavorare, andiamo in questo ma nel rispettivo sotto, prendiamo il filo, lo tiriamo un pochettino così e lo lavoriamo e dopodiché andiamo a recuperare il punto che abbiamo lasciato dietro e vedete che si crea questo incrocio. Quindi adesso dovremmo lavorare questo punto qui, saltiamo, andiamo in quello dopo, ma nel suo rispettivo sotto. Quindi prendiamo il filo così, lo tiriamo un pochino su, lo lavoriamo e andiamo a recuperare indietro la maglia che abbiamo lasciato e facciamo un'altra maglia bassa. In questo modo. Quindi adesso dovremmo lavorare questo punto, lo saltiamo, andiamo in quello fianco, ma nel suo corrispettivo sotto. Così, prendiamo il filo, lo tiriamo un po' così e chiudiamo lavorando la maglia. Dopodiché torniamo indietro nel punto che abbiamo saltato e lavoriamo un'altra maglia bassa. E vedete che si sta creando appunto questo incrocio. Ancora proseguiamo, quindi adesso dovremo puntare qui, ma invece puntiamo nel punto a fianco e in quello sotto. Tiriamo il filo e lavoriamo, andiamo a recuperare la maglia che abbiamo saltato. Quindi vedete che in realtà non è niente di complesso, bisogna solo appunto capire quali sono i passaggi corretti. Facciamone ancora uno assieme, quindi saltiamo questo punto, andiamo nell'altro ma nel suo corrispettivo sotto. Prendiamo il filo, lo tiriamo e andiamo a lavorarlo a maglia bassa e poi andiamo a recuperare la maglia che abbiamo saltato, sempre lavorando una maglia bassa, in questo modo. E proseguiamo così per tutto questo giro e ovviamente per tutti i giri in seguito. Vedete, a me piace veramente tantissimo questo incrocio, lo trovo veramente favoloso. Si chiama punto spiga ed è veramente veramente bello, quindi proseguiamo in questo modo per tutta l'altezza, per quasi tutta l'altezza della borsa che vogliamo realizzare. Quindi adesso avremmo dovuto puntare qua, invece lo saltiamo, andiamo in questo ma nel suo corrispettivo sotto. Vedete, tiriamo sul filo, chiudiamo maglia bassa e poi andiamo a recuperare la maglia che abbiamo saltato e voilà, ok? E proseguiamo in questo modo per tutta la nostra borsa. Una volta terminato il giro, vedete, voglio farvi vedere ancora come si continua, perché capisco che può essere complesso, nel senso che adesso noi siamo qua, no? Abbiamo il nostro incastro, la nostra maglia bassa, il nostro incastro. Come, dove puntiamo? Allora, adesso io sono qua, no? Dobbiamo saltare un punto e andare nel successivo, quindi io avrei dovuto puntare qua, ma punto qui in corrispondenza di quello sotto e coincide con la diagonale del giro precedente, quindi punto così, tiro su e faccio il mio punto allungato e poi vado a recuperare il punto che ho lasciato indietro. Quindi di nuovo adesso io dovrei lavorare, questo punto lo salto, dovrei lavorare qui ma vado a puntare sotto, che corrisponde sempre, vedete, a questa diagonale dritta. Quindi da qui tiro su, lavoro il mio punto lungo e poi vado a recuperare il punto che ho lasciato indietro. Voilà, ancora, questo punto lo salto, vado qui in corrispondenza di quello sotto e c'è sempre la mia diagonale, allungo il punto in questo modo e poi vado a recuperare il punto che ho lasciato indietro. E vedete che il lavoro va a definirsi un po' di più formando tutti questi incastri che sono bellissimi.
Quindi adesso continuiamo, proseguiamo. Questo punto lo saltiamo qui, andiamo sotto, tiriamo e poi andiamo a recuperare il punto che abbiamo lasciato indietro. E voilà! E adesso possiamo sì continuare fino ad avere l'altezza di borsa che più ci occorre. Guardate che meraviglia qua, dove si definisce un po' meglio con i due giri. È veramente stupendo. Guardate, ho realizzato 11 giri di questo punto spiga. La lavorazione mi piace da morire. Guardate che bella. Spero che piaccia anche a voi. A me veramente piace tantissimo. Adesso vi faccio vedere come proseguire, perché adesso andiamo a stringerci per creare quella che sarà la chiusura della nostra borsa. Dato che appunto la nostra borsa è molto larga, adesso dobbiamo andarci a stringere per salire in cima e fare la nostra chiusura. Quindi andiamo a realizzare una maglia sì, una maglia bassa, un punto sì e un punto no, quindi diminuiamo ogni punto, nel senso che io adesso faccio una maglia bassa qua, salto il punto successivo, vado in quello dopo ancora e ne realizzo un'altra. Qui salto questo punto, vedete, qui dovrei infilarmi qua, lo salto, vado in quello dopo ancora e lavoro una maglia bassa. E così per tutto il giro, salto di nuovo un punto, vado in quello dopo e faccio una maglia bassa. Vedete che la borsa incomincia a stringersi. Salto questo punto, mi infilo in quello successivo e lavoro una maglia bassa. Salto di nuovo un punto, vado in quello successivo e così via, saltando sempre un punto, lavorando un punto sì, un punto no, maglia bassa. Proseguiamo così per tutto questo giro. Vedete che già subito la borsa si stringe un pochettino. Proseguiamo così per tutto questo giro e per tutto successivo, lavorando sempre un punto sì, un punto no, perché dobbiamo stringerci di parecchio. Allora, ho terminato questi due giri dove ho diminuito tantissimo ed ecco cosa mi si è formato. Non spaventatevi se a voi non viene così, perché io avevo la borsa così tutta gonfia che sembrava una palla in questo modo e l'ho semplicemente aiutata piegandola qui sui lati e facendola rientrare qua al centro e vedete che si forma questo modellino che a me piace molto in questo modo qui. L'ho semplicemente aiutata io a piegarsi. E viene così. Adesso con le maglie che abbiamo continuiamo a lavorare 5-6 giri di maglia bassa senza più diminuire, quindi semplicemente per ogni maglia che abbiamo andiamo a lavorare la maglia bassa per fare il bordino qui diciamo di inizio. Quindi semplicemente prendiamo il nostro uncinetto e la nostra fettuccia e per ogni punto andiamo a lavorare una maglia bassa, niente di più. Vedete? In questo modo. Guardate, ho realizzato 5 giri e questo è come risultato la borsa finale. E adesso con un filo dello stesso colore ma più piccolo, perché deve passare nei fori che come vedete sono molto fini, andremo a cucire più o meno a questa altezza i nostri manici da un lato e dall'altro, passando nei vari fori con un ago andiamo a fissarli. Eccoci qua, bentornati, guardate, ho cucito i manici come vi avevo detto prima, ho cucito anche una calamita qui come chiusura e ho foderato la borsa e per di più ho fatto questa guarnizione con questo fiocchetto dello stesso colore, col nastro di raso dello stesso colore dei manici che richiama un po' e mi piaceva molto. Quindi questo è quanto, questa borsa è finita, io spero che vi piaccia, spero tantissimo che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti se provate a realizzare. Mandatemi le foto sulla pagina Facebook che trovate il link in descrizione, c'è un album appunto dedicato a voi e alle vostre creazioni che realizzate grazie ai miei tutorial, quindi aspetto vivamente le foto, io vi mando un bacione enorme, ciao a tutti, vi aspetto al prossimo video.